adesso ci sono queste giornate, innanzitutto fatemi ringraziare il ministro Urso che comunque si è speso insieme al suo staff perché si giungesse a questo risultato così, così importante. La coesione istituzionale alla fine ha pagato, perché il messaggio che abbiamo dato è stato un messaggio mai equivoco, sempre chiaro, limpido, e quindi oggi ne portiamo a casa il primo risultato. Poi ovviamente adesso ci rimbocchiamo le maniche, perché ora si tratta di dare davvero continuità a un istituto di qualità, quindi quello, la coesione che abbiamo avuto con il Ministero continuerà nei prossimi settimane e mesi per portare a chiudere un'amministrazione straordinaria con quegli strumenti giuridici che abbiamo a disposizione e fare in modo che vi sia una guida pubblica, un controllo pubblico come da impegni presi, e che possa garantire assistenza e ricerca, che sono i due pilastri di una struttura così importante per la nostra comunità regionale. Io personalmente sono molto soddisfatto, perché la linea che come regione abbiamo preso sin dal primo giorno oggi sembra dare i suoi primi frutti. Però ripeto, non è completata l'opera, oggi è una tappa fondamentale, importante, senza la quale non si sarebbe potuto pensare a un futuro sereno per i dipendenti. Da qua comincia un lavoro duro, ma sono molto molto ottimista sul esito finale. C'è un timing sulla durata dell'amministrazione straordinaria? Questo non c'è mai un timing, ovviamente noi auspichiamo che sia di pochi mesi, anche perché ovviamente come regione abbiamo già una buona consapevolezza di quella che è la situazione organizzativa del Santa Lucia. Poi ovviamente i commissari dovranno fare un lavoro di analisi finanziaria, insomma ci sono tutte le premesse per fare in fretta.